Salve, io sono Dario e quest'oggi sono lieto di accompagnarvi in una visita nelle sale del Museo del Mare della Torre del Cerrano. Partiamo da questa sala, che è la cosiddetta Sala delle Conchiglie, in cui potete vedere tutti i reperti e gli oggetti che possiamo ritrovare in mare o sulla battigia e che appartengono agli organismi che vivono sul fondo del mare di fronte alle nostre spiagge dell'area marina protetta. Partiamo nella visita alla torre con una visione a queste che sono le teche con i nostri reperti zoologici. Nella prima vediamo stelle di mare, stelle di sabbia, scheletri di ricci di mare, ma anche un grosso granchio che è un crostaceo. Questo è il cosiddetto peloso in Abruzzo, il favollo. Notiamo anche la borsetta di Venere, che in realtà è un astuccio per contenere le uova dello squalo gattuccio che viene depositato sul fondo, ma poi viene spiaggiato dalle mareggiate una volta che lo squaletto è uscito e l'astuccio si dissecca e viene portato a galla. Poi progressivamente entriamo in quello che è il mondo dei molluschi, dove abbiamo organismi con corpo molle che viene protetto da una conchiglia. I più evoluti sono i cefalopodi, come le seppie, di cui vediamo qui il cosiddetto osso, ma anche l'argonauta. I cefalopodi sono anche il polpo che tutti conoscerete. Poi si passa ai bivalvi, che sono organismi col corpo molle rinchiusi in due valve che formano una conchiglia bivalve. Quindi abbiamo le capesante, ma anche i canestrelli. E infine vi mostro qui quelli che sono i cuori spinosi, i cuori di sabbia, che è facile ritrovarli spiaggiati, ma anche le ostriche, che come i nitidi sono bivalvi sessili, che vuol dire che vivono per tutta la vita ancorati alla roccia sommersa. In questa teca possiamo ammirare sempre tra i bivalvi alcuni piccoli cannolicchi, ma anche le famose telline, che sono sempre più rare sulle nostre coste. Di qua invece abbiamo il più grande bivalve del Mediterraneo, la Pinna nobilis, della quale abbiamo un reperto ancora più grande che poi vi mostreremo, ma anche la Trina fragilis. Questa è un'altra conchiglia che vive però ad alte profondità sul fondo del mare e spesso viene catturato dalle reti a strascico o da quei sistemi di pesca che interessano il fondale. Queste, le cosiddette palle di Nettuno, sono le agropile, che noi non abbiamo lungo la nostra costa perché derivano dallo sfaldamento delle foglie di Posidonia oceanica, che da noi si trova solo alle isole Tremiti e sul versante croato dell'Adriatico. Poi, quelle che sicuramente conoscerete, le cozze, i nitidi, che come le ostriche sono sessili, quindi vivono agganciate per tutta la vita agli scogli, ma anche i datteri di mare, che sono una merce pregiata ma è vietata la pesca. E passiamo poi in seguito a quelli che sono i gasteropodi, che sono molluschi con una conchiglia singola che però è spiralata, d'accordo? Qui potete vedere i murici che tipicamente producono queste ovature che sono ammassi di uova che vengono spesso ritrovati dai bagnanti sulla spiaggia e vengono scambiate per delle spugne di mare. In realtà sono ammassi di uova dove vari individui di questa specie aggiungono le loro uova, quindi ammassi di uova di lumache di mare. Questa è una grande conchiglia di Pinna nobilis di cui vi ho parlato poco fa, è una conchiglia che raggiunge anche 1 metro di lunghezza ed è il più grande bivalve del Mediterraneo. Ahimè, è sottoposto a una grande moria di massa negli ultimi 2 anni che è partita dalla Spagna ed è causata da un parassita unicellulare che infetta il suo apparato digerente e sta portando alla moria la maggior parte degli individui di questa specie, che ora sono rimasti in buona salute solamente nell'Adriatico centro-settentrionale sul versante italiano. Qui possiamo vedere questi gasteropodi molto grandi, che sono la tonna galea, che è un gasteropodi di sabbia, e questo che è il tritone, che prende il nome dai messaggeri di Poseidone. Il tritone nel Mediterraneo è stato sovrasfruttato, la pesca è stata portata avanti fino a quasi all'estinzione della specie, che è una specie molto importante soprattutto nei mari tropicali, in quanto nell'Indo-Pacifico è il principale e unico predatore della corona di spine, la cosiddetta Acanthaster planci, che è una stella marina gigantesca che divora le barriere coralline. Continuando sempre con i gasteropodi, qui vediamo altri individui di altre specie che sono molto numerose in questo ordine, e infine notiamo questa che è una specie molto particolare, la Neverita josephina, che è detta anche natica di mare, che è una conchiglia, è un gasteropode di sabbia, dei fondali sabbiosi, ed è una conchiglia predatrice, è un animale predatore, nel senso che ha una proboscide con la quale riesce a perforare le conchiglie dei bivalvi e a nutrirsi del mollusco contenuto al loro interno. Quando voi fate una passeggiata sulla spiaggia e incontrate una conchiglia con un foro perfettamente circolare, allora potete essere tranquilli che quell'animale è stato catturato e mangiato dalla natica di mare, la quale in questo periodo
determina la produzione di queste ovature, che sono ammassi di uova, prodotti in questi nastri formati da muco e sabbia. Per vedere le uova basta prendere questi nastrini, queste ovature, e metterle contro luce e riuscirete a vedere tutte le uova incluse al loro interno. Queste sono le cipree, conchiglie molto belle perché hanno la superficie esterna completamente pulita. E di qua invece possiamo vedere il piede di pellicano. Il nome ricorda la forma della conchiglia, che è proprio quella di un piede di pellicano, e la Trivia multilirata, che è una conchiglia molto rara con delle micro scanalature che dà il simbolo alla nostra area marina protetta. Infine, da questo lato ci sono le turritelle, che hanno una conchiglia molto spiralata e allungata, e infine le patelle, che tutti conoscerete, che non sono sessili come le cozze, ma camminano sugli scogli, un po' come le lumache di terra, e infine queste che sono le orecchie di Venere, le Aliotis, che hanno una madreperla molto sviluppata all'interno della conchiglia e dei fori attraverso i quali fanno uscire il flusso di acqua in uscita dal corpo dell'animale. La biodiversità dei nostri mari non riguarda solo gli animali più grandi che possiamo vedere ad occhio nudo, ma ci sono anche organismi unicellulari o pluricellulari microscopici che popolano sia i nostri fondali che la colonna d'acqua del mare aperto. Quindi parliamo di quegli organismi microscopici che afferiscono ai batteri oppure agli organismi più evoluti, gli eucarioti, ma sempre unicellulari. Tra questi abbiamo queste raffigurazioni, queste illustrazioni artistiche molto belle e precise, che includono le quattro tipologie principali dei cosiddetti protisti, che sono quegli esseri unicellulari ma con una cellula molto evoluta e quindi molto più evoluta rispetto ai batteri. Partiamo dalle diatomee, che sono esseri vegetali, quindi che fanno fotosintesi e sono la base della catena alimentare marina, e le cellule sono rinchiuse in una specie di scatoletta silicea, diatomee. Passiamo ai ciliati, che sono tra i protisti più evoluti, e si chiamano così proprio perché hanno il corpo ricoperto di tantissime strutture filamentose, le ciglia cellulari, che gli servono anche per il movimento o per convogliare il nutrimento all'apparato digerente. Poi ci sono questi, che sono i dinoflagellati, che hanno una struttura corporea un po' più complessa, anche loro hanno delle teche, ma sono proteiche, e hanno tipicamente due flagelli, uno più lungo dell'altro, e tra di questi ci sono anche quelle microalghe che producono le cosiddette maree rosse. Alcuni di questi infatti producono tossine e quando diventano troppi nel mare tingono il mare con il loro caratteristico colore, che dipende dai pigmenti in essi presenti, e possono produrre appunto questi fenomeni cosiddetti di maree rosse, i dinoflagellati. Infine lì potete vedere quelli che sono i foraminiferi, che hanno un corpo, una cellula rivestita di una struttura proprio forata per fare in modo che tutte le sostanze possano passare dall'interno all'esterno della cellula e viceversa, e sono i cosiddetti foraminiferi.